di fronte agli aspetti modernissimi, conserva nell'interno tradizioni secolari. Nel cosiddetto capo di Sassari, stesa su colli bassi in vista del mare, circondata di orti, vigne e uliveti, essa ha 1000 anni di vita civile. Ma dei suoi costumi antichi ben poco è rimasto, lo spirito, il dialetto e le tradizioni religiose. Cari amici di Telesassari TV, in questa puntata di Le strade della memoria andiamo a visitare la Fontana del Rosello, luogo antico e molto sentito dai sassaresi di un tempo e in parte anche di quelli di allora. Andiamo a vedere cose che ormai sono scomparse nei secoli fino a raggiungere i nostri giorni. Per fare questa puntata sono stato, diciamo così, spinto o suggerito da un quadro dipinto ad olio su tela di Roberto Ruvio, molto bello. È un quadro che non è mai stato in assoluto né ritratto né disegnato da tutti coloro che hanno fotografato, dipinto e disegnato questa fonte. Si tratta di un momento notturno che è molto importante. Questo mi ha suggerito soprattutto per i personaggi e per il momento che vediamo in questo quadro, che è una cosa veramente stupenda. La parte più importante dello scenario che vediamo in questo quadro è la gente, o meglio, chi si muove in questo scenario notturno. Lo scenario è ripreso proprio in un momento che Sassari ormai è già adombrata, mentre il sole è disceso e alcuni raggi solari sono rispecchiati nell'aria all'orizzonte, dove si vede un rosso turchino splendido. La gente che vediamo percorrere questa salita e discendere verso la fonte, vediamo uno che porta l'acqua, un garraiuru, un acquaiolo, che forse fa il suo ultimo viaggio della giornata. Poi vediamo alcune persone che scendono a prendere l'acqua con le brocche e alcune donne che con il cesto di vimini sulla testa rientrano a casa. Tutto questo mi ha ricordato quello che io stesso ho vissuto, perché quando era necessario, anche di sera, si scendeva a fare il bucato e a prendere l'acqua. Molti si chiedevano, vedendo questa immagine, ma come mai in notturno? La gente dice scende a lavare e a prendere l'acqua proprio di notte o a sera inoltrata. Ma era più che mai giusto, perché quelle persone che vediamo ritratte, o meglio disegnate con arte da Roberto Ruvio, sono persone che fino a quell'ora lavoravano nei campi, negli orti e nelle piccole industrie che già sorgevano alla prima metà dell'Ottocento. Tutto questo oggi non è più presente, perché non è possibile. Oggi molte cose sono cambiate, il progresso ci ha portati a diverse situazioni, soprattutto tecniche, che ci hanno costretti, se vogliamo, ma anche in senso buono, a doverli utilizzare come la lavatrice, non più il lavatoio, come l'acqua ormai portata a casa, non più dalla fonte. Ma tutto questo, cari amici, è sempre un perenne ricordo che non dobbiamo mai assolutamente dimenticare. Tutto ciò che noi adesso andiamo a vedere, naturalmente riferendo qualche notizia cronologica, storica sulla fonte, sul lavatoio e tant'altro, ma in particolar modo vedremo di fare rivivere questa fonte, che oggi così da sola, non proprio abbandonata perché la gente viene a visitarla, ma è una cosa interessante capire che questa fontana, più che una fontana in cui si poteva prelevare l'acqua di uso diurno, quotidiano, aveva tante altre cose importanti che faceva e che svolgeva, come vedremo adesso. La cosa importante è che molti viaggiatori stranieri che venivano a Sassari non mancavano di vedere questa fonte. Addirittura qualcuno ha scritto che chi non vede la Fontana del Rosello non vede il mondo. Beh, insomma, lasciamo perdere.
che questa potrebbe essere anche un po' esuberante la cosa, però l'importante è che la Fontana del Rosello ha sempre avuto la sua grande importanza sociale e soprattutto di uso quotidiano. La Fontana del Rosello la troviamo menzionata per la prima volta negli statuti sassaresi del 1294, dove addirittura un capitolo particolare esprime che in ogni tempo la fonte sia tenuta conto e restaurata e mai abbandonata. Quindi a quel periodo la fontana esisteva già, non certo così come la vediamo adesso, ma sotto forma diversa. In ogni modo era sempre importante e di utilità popolare. Noi tutti, quando abbiamo avuto occasione, o chi ancora non l'ha avuta, tanto per fare un esempio, se si reca a Roma vede tante di quelle fonti nelle piazze, ma queste fonti hanno esclusivamente un carattere artistico, ossia un qualcosa esposto nella piazza che decora l'ambiente e allo stesso tempo dà decoro alla stessa città. La Fontana di Rosello non è così. La Fontana di Rosello è nata per dare aiuto alla città di Sassari con la sua acqua, per mantenere tante cose, molte cose, che poi andremo a vedere. Intanto dobbiamo subito dire che questa fontana nella sua storia, in tutti i secoli, ha avuto diversi interventi, restauri, modificazioni, e quindi è stata sempre oggetto di tante attenzioni sia dal popolo che dagli amministratori di ogni tempo. Eccoci qui nella fontana. Qui quanta gente è venuta, come possiamo vedere in quel quadro che abbiamo appena descritto, a prendere l'acqua per portarla a casa ad uso quotidiano. Quanta gente qui ha lavato anche dei panni, non lo dimentichiamo, ma la cosa più essenziale è che questa fontana non solo alimentava la città con il suo nettare, ma aveva tanti e tanti altri usi che descriveremo con più attenzione. Cari amici, questa è la Fontana di Rosello. Alcuni storici si sono prodigati per dover arrivare, diciamo, ad un punto cronologico della sua origine, ma il che non è stato facile. Molti storici hanno sempre asserito che la Fontana del Rosello, un tempo chiamata Gurusele, Gerusele, fosse nata assieme all'antico borgo della città di Sassari. Per cui questa fontana è nata assieme a quello che era l'antico borgo della città pre-medievale, medievale e moderna. Tutto questo ha portato a diverse modifiche e a diversi interventi che hanno potuto sempre migliorarla, mai peggiorare, la sua struttura, diciamo, architettonica così come la vediamo oggi. Tuttavia però è da fare una considerazione, che questa fontana non è sempre stata così come la vediamo adesso. Non lo sappiamo com'era, ma non certamente così, perché da vari interventi, letti in diversi documenti che noi troviamo nell'archivio del comune, troviamo che molte cose sono state aggiunte nel XVI, nel XVII secolo e nel XVIII secolo. Quindi tutti questi interventi che noi vediamo adesso definiti in questa struttura oggi sono comparati a quello che era il tempo in cui sono stati fatti, ossia messi e collocati. Ad esempio noi vediamo San Gavino in alto, sorretto da una crociera, diciamo così, gotica o romanica, perché sembrerebbe proprio a tutto curvo, però non lo sappiamo a che periodo risale questa crociera. Sta di fatto che l'architetto Salvatore Manconi trova un quadro a Santa Caterina e vede appunto la Fontana del Rosello come la si poteva vedere nel 1600.
Questo quadro è stato dipinto da un gesuita che si trova adesso alla chiesa di Santa Caterina, questo quadro che è bellissimo vederlo, dove il santo, anziché essere sorretto da questa crociera in pietra o in marmo, era sorretta da una piramide fatta del lastre di ferro. E aveva una struttura che, così come si vede nel quadro, non appare tanto così precisa, però si vede che il santo sembra volare, sembra sospeso nell'aria. Quindi questa, diciamo così, pesantezza dell'arco non c'è, non si vede. Non sappiamo però con certezza quando questi due archi siano stati collocati. Sta di fatto però che la fontana, come la vediamo in quel dipinto, è in altre testimonianze che ha trovato lo stesso Manconi, è descritta e disegnata proprio con queste sbarre di ferro che creano una piramide dove il santo è sorretto sopra. Però ci sono tante cose ancora da poter stimare bene. Tutto il resto, questi due parallelepipedi, un pipiedi uno sull'altro, pare sia stato sempre così. Soprattutto perché all'interno di questa fonte c'è una specie di contenitore, un deposito dove dà appunto la spinta all'acqua che esce dalle 12 bocche. A proposito delle 12 bocche, c'è stato il nostro grande pittore sassarese, la Raolla, che dice che questa fontana era la madre di 12 figlie, riferendosi appunto alle 12 bocche. Per quanto riguarda poi le bocche, queste che vediamo, queste bocche di leone, sono state diverse volte sostituite. Alla fine del Cinquecento sono stati sostituiti in bronzo. All'inizio del Seicento, proprio quando è stata ristrutturata questa, 1605-1607, sono stati tolti le bocche leonine e sono in bronzo e sono state messe quelle in pietra o in marmo. Queste che ci sono adesso sono sicuramente restaurate, ripristinate, qualcuna forse è stata rifatta a nuovo. Il resto della fontana, quello che ci meraviglia sono le quattro torri nel basso e le altre quattro nel dado più in alto, che rappresentano indubbiamente la città di Sassari, Turrita, perché la torre, come sappiamo, era ed è lo stemma della nostra città. Altrettanto dicasi per quello che appare il castello, che poi non è più che altro una città turrita, dove poggia San Gavino. Se lo osserviamo bene attentamente, quella, diciamo così, castello o città turrita ha le quattro porte, come le aveva la città medievale sassarese. Il signore che sta disteso sopra è stato da pochi storici identificato e dato il suo nome o chi fosse. Alcuni lo vedono come Re Giorgio, altri invece lo vedono, riferendoci a una, diciamo così, particolarità classica, il dio del fiume, il rio, chiamato Rio. Questo secondo altri era Rio. Se andiamo a cercare di questi Rio in Sardegna, ci sono diversi cognomi del Rio, di Rio, che possono anche riferirsi a questo principio classico. Quindi poi andiamo nel basso. Nel basso le statue che rappresentano le stagioni che attorniano la fonte, le quattro statue, queste sono nuove, moderne. Dico moderne, sono state distrutte nel 1795 in occasione dei muti antifeudali e quindi nel 1828 sono state sostituite con queste. Però non sembra che ai grandi esperti sia stata una cosa bellissima questa sostituzione delle statue, perché ad esempio Vittorio Angius dice che sono ben altro da quelle che c'erano prima. E tant'è vero, si vede che l'incastro dove erano prima le statue antiche è stato riempito per completare lo spigolo del dado, e la statua poi naturalmente inferiore a quella antica è stata questa che c'è adesso ed è molto particolarmente diversa. Quelle antiche, fino alla, diciamo così, agli anni 50, inizio 60, le si poteva vedere nei giardini pubblici. Oggi non li vediamo più, hanno messo diversi elementi che decorano il giardino e la fonte che sta al centro. Tutto questo va ricordato perché noi, anche io da bambino,
In questa fontana ci ho giocato, ci ho ballato, mi sono fatto il bagno, tutte queste belle cose che ci ricordano la nostra Sassari, una Sassari che oggi non c'è più. Non c'è più perché? Perché molte cose sono andate distrutte, altre tante sono andate soppresse per aver dato spazio ad altri elementi architettonici, diversamente da quelli che dovevano esserci in antico. Non ci dobbiamo dimenticare che la nostra città ha avuto tante di quelle bellezze e tanto di quei valori artistici, sia architettonici che in qualunque altra maniera, che abbiamo distrutto. Pazienza, la città era fatta anche di queste cose. L'unico tasto dolente di questa fontana, chi è? È che lì abbiamo visto una targa acqua non potabile. Eppure, a cominciare dal Fara e da tanti altri che nel XVI, XVII secolo hanno vantato quest'acqua, che era un'acqua perfettamente buona, genuina, in particolar modo per la cucina sassarese, come i legumi, in particolare le fave e tante altre cose, che era proprio un'acqua adatta a tutto ciò che serviva per la necessità culinaria della nostra Sassari. Oggi purtroppo il progresso, anziché migliorare l'acqua, l'ha peggiorata, però l'importante è che ci sia rimasta almeno la fonte. Cosa si può dire di questa fontana? Se noi andiamo a vedere delle immagini di fine 800, fotografie e tante altre dell'inizio del 900, fino agli anni 50, 60, qui cosa si vedevano? Si vedevano bambini correre, arrampicarsi, come lo vediamo ad esempio nella nostra sigla delle strade della memoria, arrampicarsi per raggiungere poi la torre, che allora il santo non c'era. E devo dire con tutta sincerità che anche io mi arrampicavo. Era un gusto bellissimo. Oggi è desolata. La gente che veniva prima a lavare, prendere l'acqua, tutte queste cose qua non c'è più. Bene, cari amici, abbiamo descritto la fonte. Vediamo i particolari delle statue, quelle che sono state collocate appunto nel 1828. Questa, lo vediamo dal grappolo d'uva che ha in mano, rappresenta appunto l'autunno. Molto stilizzata, ha un aspetto tutto particolare, però rappresenta a pieno titolo l'autunno. Vedete il grappolo là sulla mano, cioè là sulla mano e sulla testa. Naturalmente tutte queste cose che stiamo descrivendo su queste statue hanno un riferimento abbastanza breve, diverso da quello antico. Sarebbe stato avere la possibilità di poter registrare quelle antiche. Purtroppo questa fortuna oggi non l'abbiamo. Però accontentiamoci di questo. È già un bene che esistano, che la fontana abbia ancora queste decorazioni, che sono in qualche modo sempre un ricordo perenne di quella che è l'antica fontana del Rosello. Giustamente non sappiamo manco quando sono state messe quelle antiche, tuttavia ci sono ed è bene sempre tenerle da conto. Questa è la rappresentazione allegorica dell'inverno, come vedete tutto acquipaggiato proprio per il freddo. Noi sassaresi diciamo accucullato, baro freddo. Molto bella anche questa nei suoi particolari. Non ha tutta questa grande, diciamo così, brillantezza artistica, ma ha sempre e comunque la sua importanza rappresentativa per quanto riguarda il valore storico della fonte. Eppure, diciamolo sinceramente, questa statua dal 1828 ne hanno visto di gente che venivano a prendere l'acqua da queste bocche di leonine cosiddette. Qui abbiamo l'estate, vediamo che c'ha un mazzo di grano in mano sulle braccia e noi diciamo l'umannuiu, questo in sassarese si chiamava l'umannuiu, che i massai o i missadori quando tagliavano il grano lo rendevano non legato a mazzo di così, ma lo raccoglievano per poi aggiungerlo a quello che era il grande mazzo per portarlo poi alla macina. Questa è bellissima, anche questa. Non mancano, come vedete, da una parte abbiamo visto il leone, dalle altre vediamo il delfino.
Perché il delfino? Il delfino in questa statua ha una rappresentativa, diciamo così, di utilità storica. Perché? Perché la città di Sassari è fondata su diversi fiumi sotterranei. Non ha avuto mai, diciamo così, la pericolosità della siccità la città di Sassari, perché le fonti sotterranee erano diverse, parecchie. Non mancava l'acqua a Sassari. Quindi ecco perché i delfini erano sempre presenti nelle allegorie della città. E qui vediamo la primavera con la ghirlanda di fiori. Statue modeste, ma comunque belle, diciamo, di un certo valore artistico, in qualche modo lo hanno. Io non so prettamente descriverne il valore artistico, però come valore storico a me è abbastanza forte, è molto forte, perché mi ricorda la mia fanciullezza, ricorda tutti coloro che sono stati intorno a questa fontana, che hanno preso quest'acqua. Basta stare un momentino in silenzio e sentire lo scroscio di quest'acqua, ci porta indietro, non negli anni, ma nei secoli. Adesso vediamo una particolare curiosità, che forse i sassaresi del mio tempo, beh, insomma, e anche forse qualche altro molto più attempato di me, non ha mai capito che cosa fossero o che importanza avessero queste pietre lineari che sembrano tracciare un posteggio. E infatti erano posteggi. Ma posteggi di che cosa? Guardate, ce n'è uno qua, largo, un altro ne troviamo qui ugualmente largo, di una certa larghezza, quelli che si susseguono verso il lavatoio restringono un po'. Il particolare di questi spazi è naturalmente dovuto al mezzo che veniva qui posteggiato. Non dimentichiamo che qui a Rosello, a Lavare, venivano da tutte le parti, anche dalle campagne, dalle zone limitrofe della città, dell'antica città medievale, venivano con carri a buoi, con carri trainati da cavalli e anche con carretti d'asino. Quindi quelle che hanno la maggior larghezza erano sicuramente adibiti per il posteggio dei carri a buoi, mentre quelle un po' più strette erano per le dumbarelle, come diciamo noi, o per i carretti d'asino, che posteggiavano qua, mentre il padrone se ne andava, ad esempio, che so io, a bersi un buon bicchiere di vino in città, la sua signora adempiva al bucato nelle vasche del Rosello. Purtroppo da questa parete, diciamo così, da questa parete che hanno restaurato, mancano le cose più importanti che io ho visto. Io molte volte mi arrampicavo a questi anelli, gli anelli appunto messi al centro dove legavano gli animali per tenerli un po' fermi e calmi. Naturalmente dopo che hanno ricostruito questo paramento murario hanno cancellato tutto. Questo è un particolare che per la prima volta, e lo posso dire a caratteri cubitali e a voce amplificata, non l'ha mai saputo nessuno. Molta gente si chiede ma perché queste pezze di lunghezze così? Perché le hanno fatte, mai nessuno però ha saputo dire per che cosa servivano. Questa è una, diciamo così, primizia di Teresassari TV che fa conoscere ai nostri amici.